Topolino oggi compie 90 anni, ha accompagnato intere generazioni in New York e lo celebra con una mostra. Daniela Colucci. Era il 1928 quando fece la sua prima apparizione in Steamboat Willie. Volevo inventare un coniglio, confesserà Walt Disney anni dopo. Per una questione di diritti d'autore ho disegnato un topolino. Lo chiamò Mortimer, la moglie Lillian suggerì Mickey e lo convinse ad affiancargli una compagna, Minnie. Stop spreading the news. La mostra Mickey Mouse, The True Original Exhibition, curata dal designer losangelino Darren Romanelli, è pensata come percorso interattivo tra tavole e installazioni multimediali. 12 artisti, fra cui il re del graffitismo Kenny Scharf e lo scultore figurativo Daniel Arsham, interpretano l'icona pop più celebre di sempre. Stiloso e curato, Topolino è un influencer con un merchandising senza pari. Sul red carpet tanti VIP hanno affermato I love Mickey, consacrandolo leggenda, un amico di tante generazioni. È tutto per questa edizione.